Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono il Frata e siamo tornati su MotoGP 19. Finalmente ragazzi siamo arrivati all'ultima gara del mini mondiale Rookie Cup. Siamo ad Aragon, dopo di questa dovrebbe sbloccarci il team per la Moto3, vedremo che cosa abbiamo sbloccato. Siamo quarti nel mondiale, 81 punti, davanti a noi c'è Carlos Tatai che gioca in casa, 104 punti. Anche con una vittoria, solo con una vittoria e una caduta, forse possiamo star lì davanti, non è detto, però sono 25 punti, quindi potremmo farcela. Andiamo in qualifica, ragazzi, andiamo assolutamente in qualifica. Ok, signori, siamo già sull'asfalto a mordere il circuito di Aragon. Ora che abbiamo capito che possiamo utilizzare le marce per utilizzare un po' di più il freno motore, proviamo a vedere se riusciamo a stare un po' davanti. Qua ci facciamo un giro solo e come va va. È che non mi ricordo più la pista, non me la ricordo più, quindi devo farmi un po' le ossa, Voglio stare un po' concentrato. Molto bello sto circuito, eh. È bello. E cavolo lì fare lì. Qui c'è il piccolo cavatappi, che è veramente tosto. Bisogna ricordarsi di cambiare le gomme, perché se partiamo con le gomme usate qua ci sdraiamo ogni due curve. Non mi ricordo la staccata dov'è qua, vaffanculo. Cacchio, che giro brutto. Fino adesso veramente schifo ho fatto. E domani sarà un altro giorno. No, altro che un giro, le balle. Devo rifarmi il giro, ragazzi, assolutamente. Ok, signori, il nostro secondo giro è andato. Va bene così, non so se ve lo metterò o meno. Sono stato in silenzio perché avevo bisogno di concentrazione, perché non mi ricordavo più la pista. Comunque, di 6 decimi sono stati davanti, cioè dietro, va bene, ci sta. Buono così, buono così. Possiamo andare in gara. E non sarà semplice, non sarà semplice questo circuito, però ci sta, ci sta. Ok signori, ci siamo, pronti per partire. Parte l'ultima gara del Mondiale Rookie Cup. Mettiamoci in scia, Salvador. Attenzione qua alla staccata, alla prima staccata, alla prima variante. Andiamo lunghi, molto lunghi, però ci infiliamo subito qua all'esterno per poi chiudere di nuovo la porta. Bene così, bene così. C'è Renato che scalpita, non vede l'ora di arrivare in Moto3. E io sono curioso di vedere che cosa abbiamo sbloccato in realtà. Qua sono un piccio perché potevo tenere spalancato. Ok, ovviamente adesso che ho capito che possiamo frenare molto prima scalando, non è che devo abusarne, però ogni tanto vado in confusione, non avendolo mai usato. Nuova tecnica per Renato. Allora, ci deve andare di culo tante cose in questo Gran Premio per poter salire terzi nel mondiale. Ovvero quella di vincere, che la vedo altamente difficile come cosa, molto difficile, e che la seconda ancora più difficile, che Tatai cada. Però mai desperare. Occhio qua, questa staccata prepotente in curva stretta, molto stretta, bellissima lì, grandissimo Renato. Attenzione qua come taglia sul cordolo, bella. Occhio questa staccata che è una merda sta curva.
queste due curve qua sono uno schifo, che se ne sbagli una sbagli tutto. Bene così, ci rimettiamo sul rettilineo principale, il più lungo del circuito. Abbiamo preso già un buon margine. Bella. Ole. Dai, che qua se la potevamo fare in un colpo solo con una moto un po' più veloce, un po' più prestante di telaio. Bene così, bene così. E il primo giro è andato, signori. 2.11 e 9. Qua tendiamo sempre ad andare troppo lunghi, nonostante freniamo anche prima. Qua si poteva tenere spalancato. Comunque alcuni tratti è larga la pista, alcuni è molto stretta. Caratteristica molto varia di questo circuito Aragon, che è veramente figo. Veramente figo, sì. Siamo sfumati la nostra vittoria per una cazzata a Misano, che avevamo la vittoria in tasca. Ci siamo mangiati praticamente un botto di punti. Oh. La prima l'abbiamo fatta bene, la seconda ovviamente l'abbiamo sbagliata. Che pollo. Dai, lasciami stare full gas. Occhio qua, piuttosto anticipare. No, merda. Sto rischiando troppo con le penalità. Troppo, troppo. Bene. Vabbè, però se non posso fare anche le micro correzioni, vaffanculo. Bene così, quasi 2 secondi di margine da quello dietro di noi. Stiamo andando abbastanza bene. Parecchi errori, ma dovuti anche alla moto, ragazzi. Mamma, come rischiamo, però. Rischiamo veramente tanto. Lì ho chiuso un po' troppo, mollato e ripreso, e questo mi ha fatto sbagliare traiettoria. Ehi. Teniamo giù spalancato il gas qua stavolta. Mi piacerebbe anche allenarmi tantissimo per poter togliere la traiettoria, perché vedere sta riga blu, gialla e rossa sul circuito so che fa veramente cagare. Vi do ragione. Però, come detto, io sono uno appassionato veramente sfegatato delle moto e delle macchine. Formula 1, tutti rally, DTM, qualsiasi cosa abbia le ruote. Però non mi rimangono impressi i circuiti. Non mi rimangono impressi. Bene qua. Bravo Renato. Ha mollato un po' il gas, perché sennò usciamo fuori dal cordolo. Anche qua la stessa cosa. Però ci sta. Anche qua che è fondamentale la staccata. Ui, mamma mia, che pelo. Che pelo che ha avuto a tenere la moto sul cordolo lì. No, guardate la cazzata. Tienila bene così, dai, 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 dai. Quanto abbiamo perso? Ci stanno recuperando, eh. Abbiamo perso 8 decimi in questo giro. Un po' di più, qualcosina in più qua. Va bene. Mi piacerebbe sapere dov'è Tatai. Tatai era quello che... Sì, insomma di sì, eh. Allarghiamo per poi stringere. Bella così. Abbiamo preso un bel po' di margine. Però quello dietro qua da noi ci è attaccato.
Tatai è terzo. Quelli dietro... come sono andato lungo. Quelli dietro si sono tenuti margine per attaccarmi all'ultimo. Giustamente. Occhio che... A Misano abbiamo perso la gara proprio per un cordolo. In questo settore comunque stiamo andando abbastanza bene. Ui, come si è avvicinato qualcuno qua. Attenzione. Attimi di panico, concentrazione, paura, foga, voglia di avanzare, voglia di finire primo. Questo fa sbagliare molto. Fa sbagliare molto. La prima volta che la facciamo perfetta, quasi. Però, meglio di tutte le altre volte. Tieni spalancato. Abbiamo preso un buon discreto margine. Ame Maria. Maledizione. Che rischio. Sapete cos'è il problema? Che mi fa male il pollice. No, 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 ti prego, signore. Ti prego. No, 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 no. Maledizione. Dai, 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 dai. Stai lì. No. Staccata da panico. Staccata da panico all'ultimo giro, attenzione. Ah, merda. Mamma mia, signori, che staccata. Oh, mamma mia. Mamma mia. No, per un pelo, peccato. Mamma mia. Mamma mia, che finale, signori. Che finale. Carlo Tatai quarto. Peccato, peccato. Merda. Quarti a 101 punti, signori. 101 punti. Quarti nel mondiale. Maledizione. Salvador va a vincere il mondiale dei Rookie Cup. Porca traia. Peccato, vedete, una cazzata, una cazzata. Sia per lui che per la squadra. E lascia sicuramente ben sperare. Buono. Per le prossime gare. Buono, buono così. Sono veramente contento. Ottimo, ottimo. Ci sta, ci sta. Mi fa male il pollice mi fa male. C'ho il joystick mezzo scassato. Allora, vediamo un po' che succede adesso. Se ci sblocca qualche scuderia interessante. Dai, dai, prosegui, prosegui. Come... Team Ambito. Ma come? Questa è MotoGP? Ah, mi fa scegliere quale team vorrei approdare? No, ma scusami. Ogni appassionato ha un marchio nel cuore, una moto capace di farli vibrare l'anima con il suo rombo di motore. Scegli un team preferito, quello con cui... correre una volta arrivato al top della MotoGP e che vorresti portare a vincere il campionato del mondo. Allora, vabbè, ovviamente mi piacerebbe la Ducati. Però mi piace anche la Yamaha, sinceramente. Però stavolta vado direttamente con scegliere il mio team preferito, ovviamente da buon italiano, perché ci sarebbe anche questa, l'idea che mi stuzzica di portare l'Aprilia di nuovo a vincere ci sta, però ovviamente Ducati. E dunque, signori, dunque, finestra di mercato, attenzione, Moto3. Vediamo un pochettino, dobbiamo firmare il contratto qua, quindi occhio, occhio. Fatemi dare un'occhiata un po' a che moto ci sono. Allora, questa ovviamente è prestazione più alta. Questa è della Petronas o Petronas, non è male. Questa di che cavolo di contratto è? Messa così non è che si capisce molto, KTM, direi di no. A sto punto andiamo con questa, signori. Andiamo esattamente... È la
quella che mi ispira di più, la Sniper Team, interessato ad offrirti un contratto per la prossima stagione. Il team è alla ricerca di un pilota dalle prestazioni solide, che sia in grado di lottare per il top, per la top 10 ad ogni gara. Inoltre ci aspettiamo che tu riesca a raggiungere almeno il 10° posto in campionato. Questo cos'è che chiede? 25° posto in campionato, 15° posto in campionato, 15° posto in campionato. Quindi questa è quella più prestante di tutte. Quindi vai, firmiamo il contratto con questa team attuale. Ottimo. È quello di Fenati. E l'altro non so chi sia. Ah, Arbolino. Ah, Arbolino, Arbolino. Pilota italiano, quindi un terzetto italiano. Bella così. Ma mi fa scegliere qualcosa? No, non mi fa scegliere niente. Benvenuto in Sniper Team. Perfetto. Inizio weekend. Siamo in Qatar. Qua possiamo fare un po' di cose. Questa volta classifica. Ottimo. Di solita licenziamento. Prestazione. Sviluppo. Nuova stagione Rossi c'è. Va bene. Qua non possiamo fare, per il momento non possiamo fare niente perché non abbiamo preso alcun punto. Perfetto. Va bene, va bene, va bene. Dunque, dobbiamo adattare il nostro pilota a questa moto. Quindi ragazzi, il prossimo episodio inizierà la vera carriera su MotoGP19. Questo è stato una specie di tutorial, un'infarinatura per capire un po' la dinamica, la fisica del gioco. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale per sostenermi. Fatemi sapere la vostra. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo MotoGP. Se ce l'avete, se lo volete, se vi interessa, se avete qualche difficoltà come me. Per il resto, grazie mille per avermi seguito. Al prossimo episodio di MotoGP 19. Un bacione e un abbraccio da Il Fratta. Ciao ragazzi.